interventi che Giampaolo e Samuele segno. Allora, io intanto esprimo profonda gratitudine al nostro candidato sindaco che si è speso tantissimo e che c'è? Cioè, cosa devo fare? Un po' più lontano. Avete sentito? Devo ricominciare. Profonda gratitudine per il candidato Rubini che effettivamente si è speso giorno e notte in questa lunghissima campagna elettorale che per quanto si ricarica è stata, io voglio dire, l'ho vista un po' da distante questa volta, ma che non posso che notare, insomma, che è stata una campagna elettorale veramente molto impegnativa e forte. Un po' di risultati ci sono stati. Allora, io già ho difficoltà a connettere i due neuroni che ho, se mi interrompete del continuo, che ve devo dire? Ecco, un neurone uno mi dice. Allora, quindi, va bene, chiudo con la gratitudine, grazie Francesco. Grazie Francesco, ecco. E vado avanti. Su due questioni, secondo me, invece, che sono molto importanti. Allora, questa campagna elettorale ha fatto notare fondamentalmente che questa lista, che è nuova, o perlomeno si è presentata alla stragrande maggioranza delle persone qua ad Ancona come una cosa nuova, in effetti questo è, manca di radicamento sul territorio, su parecchi quartieri, su parecchi territori. Non è una responsabilità diretta di questa lista, perché il deserto che c'è e il collegamento che c'è tra la politica e chi, diciamo, cerca in qualche modo di modificare la politica in città non parte certamente da questa lista, ma sono responsabilità pregresse che credo che tutte le persone che stanno qua o gran parte dovrebbero farsene prontamente carico. Per quanto riguarda, e quindi manca effettivamente questa, e questo dovrebbe essere uno dei punti fondamentali nel processo costituente, se veramente vogliamo portare avanti un po' delle nostre idee, farle spiegare e spiegare alle persone non in maniera ideologica ma in maniera organica, e dovremo assolutamente cominciare a partecipare alla vita quotidiana dei territori, dei quartieri, soprattutto dei quartieri quelli, diciamo, più svantaggiati, se vogliamo dire. Non è un caso che il candidato del Partito Democratico, che è praticamente radicatissimo su quasi tutti i quartieri di Ancona e soprattutto in quelli più popolari, ha portato a casa quasi 1000 voti di preferenza. Questo credo che la dovrebbe far capire, che poi dopo il voto, cioè se uno c'è, il voto alla fine lo prende. Riguardo al ballottaggio, ora io il voto utile non lo voglio più sentire parlare. Il voto utile ha distrutto l'idea e la modalità politica a sinistra negli ultimi 20 anni almeno. E quindi io direi che il voto utile non lo dobbiamo fare, non lo dobbiamo nemmeno pensare. Uno può essere convinto di votare una o l'altra formazione politica, in questo caso spero che qui nessuno ci abbia intenzione di andare a votare i fascisti, ecco. Però uno ci deve andare, ma con una sua convinzione. Perché la convinzione e la motivazione del voto utile non regge più, cari compagni e amici. La responsabilità della destra al governo e della crescita del Movimento 5 Stelle, quindi del populismo espanso, è responsabilità precisa del Partito Democratico, che ha portato avanti negli ultimi 20 anni tutte le politiche peggiori che poteva fare, e ha fatto anche meglio, se vogliamo dire, della destra, dal punto di vista della destra e delle politiche liberiste. Quindi, per quanto mi riguarda, la sindaca Mancinelli, che oltretutto a caldo, in un'intervista che ho sentito, mi pare alla mattina, alle 9 della mattina del giorno del lunedì, dice che lei non ha nessuna intenzione di parlare con gli altri interlocutori ufficiali, che quindi si affida al voto dei semplici cittadini. Giustamente Francesco dice, se qualcuno vuole votare la lista al ballottaggio, dovrà essere convinta da almeno qualche azione, ecco, da parte mia chiaramente questa
questa possibilità non c'è. Quindi il voto utile no, eh. Cioè il voto utile basta, il voto utile l'abbiamo già sprecato, la sinistra si è sbrindellata con questa storia, noi abbiamo invece bisogno di crescere, abbiamo bisogno di avere dei punti fermi e abbiamo bisogno assolutamente di mantenere una coerenza almeno per qualche settimana. Allora, se ci abbiamo l'idea e la voglia, chiudo, no, non ho sentito il fisco perché sono... non te l'ho messo perché sennò... se chiudo, se vogliamo effettivamente far crescere questo progetto, che però voglio dire è un progetto che non è che deve rimanere dentro ai confini di Ancona, è un progetto che deve assolutamente crescere e stare insieme a tutti gli altri micro progetti che già sono in Italia, come minimo. Cioè, come minimo, perché se non c'è questo, insomma, ce la cantiamo e già la suoniamo, e quindi la cosa finisce bene. Scusate la confusione. Adesso c'è Edoardo. Allora, io sono totalmente d'accordo con l'introduzione, con il documento, quindi diciamo quelle cose scritte e dette le condivido appieno, non perdo tempo. Solo diciamo tre considerazioni. La prima è questa. Io penso che il risultato della lista abbia quasi del miracoloso, perché come eravamo messi come sinistra e come movimenti e come singoli e come conflitti in questa città, e come d'altra parte la Mancinelli ha saputo, come poi si è verificato nel voto, che io in qualche modo avevo messo in conto, rappresentare bene o male questa città, io non ero particolarmente ottimista, e dunque il risultato del 6 e 7 c'ha veramente del miracoloso, perché noi non abbiamo combinato granché nel corso degli anni scorsi, magari tutti noi, chi più chi meno, a diversi livelli di responsabilità, noi siamo arrivati un po' sbrindellati e messi male nei mesi scorsi prima di dicembre. E quindi il tragitto che abbiamo prodotto da dicembre in poi ha veramente del significativo. Quindi da questo punto di vista io sono molto contento e questo ci dà qualche speranza. Due osservazioni e chiudo. La prima è questa. Se io dovessi riconoscere un limite nel programma, nel profilo e anche nella campagna elettorale, detto quello che ho detto, direi che noi dobbiamo assolutamente migliorare dal punto di vista della progettualità economica e del lavoro e del contatto con i soggetti vivi in carne ed ossa del lavoro e dell'economia di questa città, perché noi abbiamo prodotto bene, abbiamo fatto bene sul fronte dell'ambiente, sul fronte della cultura, della freschezza anche giovanile che siamo riusciti ad esprimere, meno, ma per motivi oggettivi, dicevo prima, abbiamo curato l'aspetto che è quello che ho detto. Quindi abbiamo necessità di percorrere un sentiero di radicamento sulle tematiche degli interessi che poi alla fine, in parte almeno, decidono dell'esito del voto. La seconda e ultima osservazione riguarda la dimensione nazionale. Io penso che questo spazio abbia la necessità di percorrere senza fretta, in autonomia e senza fretta, il proprio percorso locale. Quindi dovrà strutturarsi, vedremo come. A me per esempio piace l'idea dell'adesione individuale, dell'assemblea sovrana, quindi del soggetto che cresce sulla base dell'apporto dei singoli, non disdegnando l'apporto delle forze collettive, ma sulla base di un investimento innovativo da base dei singoli che danno forza sociale e politica al progetto. Quindi, però senza forzature, perché forzature di tipo nazionale, ma non è in contraddizione con l'idea, la necessità di una dimensione nazionale, ma senza appunto forzature e fretta. Ognuno di noi dovrà ragionare e dovremo, credo, ragionare molto, perché non siamo tutti probabilmente sulla stessa lunghezza d'onda,
ci sono elementi di confronto da sviluppare, e quindi ci sarà bisogno di tempo per maturare una dimensione nazionale, fermo restando che essa è decisiva e, per quanto mi riguarda, e chiudo, un orizzonte che non sia europeo, che non sia nazionale, che non sia alternativo, che non sia antiliberista e, aggiungo io, anche anticapitalista, sarebbe un orizzonte che non si misura con la radicalità dei problemi del presente. E aggiungo, sul piano del metodo, qualsiasi progetto nazionale non può che passare sulla base della pratica che noi abbiamo scelto per noi qui, e cioè, appunto, processo costituente basato sui singoli, basato su una testa, un voto, oltre che sul metodo del consenso, e capaci dunque di costruire nuova forza, perché quelle attuali sono utili, ma sicuramente ormai forse hanno fatto tutti il loro tempo. Bravo. Allora, io ero venuto solo per ascoltare, però voglio fare un piccolo intervento e ascoltare, appunto. Cioè, sicuramente questa città, come abbiamo visto, ha un forte problema di marginalità. Certo, non è solo in situazioni che possiamo vedere nelle grandi periferie delle grandi città. Io ho lavorato a Roma, in un centro d'accoglienza, diversi anni, e sono andato via sbattendo la porta, perché sono andato via circa 7-8 mesi prima di Roma Capitale, perché io Roma Capitale l'ho vissuto sulla mia pelle, e ho visto anche le contraddizioni della sinistra. Io l'ho visto già dagli anni 90, perché dagli anni 90 che lavoro a Roma, ho visto proprio le problematiche che ci sono, quello che è rimasto della sinistra, poi dopo è diventata PD. Quindi allora, e quello è l'ascolto della marginalità, e ascoltare la marginalità è un qualcosa di molto complesso, perché la questione immigrazione è una questione difficilissima, perché la retorica di quella che è oggi la destra è una retorica che si basa sulla concretezza e la carne dei problemi. Qualcuno ha detto non ci sono più le ideologie, no, le ideologie ci sono, e che li chiamano di nome, ma ci sono le ideologie, e che sono ideologie mascherate, perché sono ideologie basate sulla omologazione, è l'imborghesimento, dove la sinistra ha recepito molto bene lo stile di vita borghese, piccolo borghese, dove l'immigrato in realtà gli dà fastidio, dove in realtà si dicono certe cose in pubblico ma in privato ci si comporta in un'altra maniera. E quindi è quello che secondo me è importante, è ascoltare questa sofferenza, ascoltare la marginalità, ascoltare la sofferenza che c'è nei conflitti che si creano nei quartieri, nei condomini, la guerra fra poveri, e noi dobbiamo dare delle risposte concrete nella carne della società, ma che se stesse partono da un'ideologia. Bisogna tornare ad un'ideologia che è quella materialista storica, dialettica, cioè quella che è concreta nella realtà. Quindi non dobbiamo costruire un ideale, e su questo ideale le persone non vogliono sentire più questi ideali astratti, vogliono sentire delle idee. Bellissimo il nome della lista. Noi dobbiamo avere delle idee su questi problemi. Io non è che ho la ricetta, io lavorando con il problema proprio dell'integrazione, ho lavorato senza fissa dimora, con gli extracomunitari, è difficilissimo, è una situazione complicatissima. Il nazismo è stato sconfitto il 9 maggio del 1945, è stato sconfitto, una sconfitta mortale, però i fascismi rimarranno sempre fin tanto che c'è questo stile di vita, questa ideologia, che non si chiama ideologia, no? Cariamo, ci chiamiamo ideologia, ma è un'ideologia. Integralismi. Non solo l'integralismo, è un perbenismo piccolo borghese,
è uno stile di vita che adesso non è qui il luogo di parlarne, perché poi rischio di perdermi qualcosa di troppo. Noi dobbiamo lavorare fra la gente, parlando con la gente, ascoltandola, non giudicandola se fa certi discorsi, e anche se lo stomaco, qualche problema. Dobbiamo cercare di ascoltare le persone, ma non limitarsi a questo, ma fare coscienza politica. Qui non ci sono più le case del popolo, bisognerebbe inventarsi qualcosa di simile. Qui non ci sono più le sezioni, ma bisogna inventarsi qualcosa di simile. Qui bisogna fare politica, qui bisogna fare Gramsci. Vi dico Gramsci. Poi il resto... E assolutamente bisogna fare qualcosa di concreto a livello ambulatori popolari, nei quartieri, centri di educazione, di animazione sociale, di educazione sanitaria, tante cose nei quartieri, e fare una battaglia per la salute pubblica, per i tagli che ci sono anche a livello comunale, cioè, e quindi tutte queste cose, trovare delle idee, delle soluzioni, ma dietro c'è appunto una costruzione di pensiero, e noi questa la sinistra manca perché si è imborghesita. La socialdemocrazia negli anni 30 ha dato spazio al nazismo, perché? Perché era conservatorismo, perché gli operai non si ritrovavano più, e l'ideologia nazista di allora si è finito, scusa, sappiamo come sono andate le cose. Come funziona? Tanto per un po' che... Come si chiama? Porcese Angelo. No, penso di no, perché mi dovrebbero sentire. Io condivido ciò che ha detto Rubini nell'intervento, che noi dobbiamo sicuramente essere antifascisti. Io sono comunista da sempre, perciò non c'ho problema su questo. E i voti che abbiamo preso, secondo me, ragione Mentrasti, abbiamo fatto due operazioni in una volta sola. Abbiamo raccolto i voti e messo assieme pezzi della sinistra che giravano. Mentrasti a me mi conosce da 25 anni, perciò sa come la penso e sa che posso dire questa cosa. Tuttavia, però, dico una questione. Noi discutiamo sempre del sistema elettorale. Questo sistema elettorale qui, che abbiamo, con un primo turno dove ci guadagniamo il pane, nel senso... è andata benissimo, anzi fortunatamente abbiamo Rubini, che è un giovane finalmente, e non abbiamo le solite rappresentanze che sono quelle come me, trite e ritrite, che sempre le stesse cose raccontiamo da 50 anni e sempre. Io sono per fare la riflessione che ha fatto quella compagna, e dico questo, sicuramente abbiamo un peso determinante che non avevamo prima. Facciamo una riflessione. Dato che io non sono mai per l'astensione, sono sempre per decidere per decidere le questioni, ragioniamo se dal 24 in poi sarà meglio averci o una squadra o un'altra squadra, e non è voto utile. Dobbiamo avere una convinzione personale. Quando andiamo, secondo me, ognuno con la sua responsabilità e la sua capacità esprime il voto che deve esprimere. Io pongo una questione di riflessione. Sarà meglio o no, l'uno, o sarà meglio l'altro? Perciò con tranquillità ognuno di noi ci pensa e va a uno l'abbiamo proprio escluso. Sì, cioè, uno è escluso. Ho letto anche il documento. Sono anche d'accordo sul documento. No.
Però se noi parliamo di sistemi elettorali su questa roba qui, bisogna avere il coraggio di affrontarli. E se noi diciamo che il sistema elettorale è quello che c'avevamo in Italia, che abbiamo fatto quel bel capolavoro a Roma, fa schifo, io sono un sostenitore del sistema elettorale francese, o quello comunemente detto dei sindaci, la prima battuta ci guadagniamo il pane, la seconda per avere il coraggio di scegliere. Secondo me, la via dell'astensione non è quella, perché come diceva Craxi, andate al mare, non andiamo al mare, andiamo a votare e esprimiamo, ognuno di noi deve esprimere o l'uno o l'altro, ma andiamo là e esprimiamo, perché se la politica è l'arte di fare le cose, noi abbiamo il peso politico oggi di condizionare qualche altro. Grazie. Grazie Francesco, grazie a tutti. Questa è stata un'esperienza bellissima nella quale ho rincontrato vecchi amici e ho fatto nuovi amici. Questa è una cosa importante. L'altra cosa importante è un po' il risultato elettorale. Io finalmente ho un punto di riferimento di sinistra in questa città, che ha rappresentato un laboratorio per tutta Italia, perché ha unito la sinistra. Pronunciamola ad alta voce questa parola, sinistra. Vado veloce perché devo dire tante cose. Concordo col documento. La scelta non è soltanto andare a votare ipoteticamente la destra o votare una formazione con la quale ci siamo posti di traverso frontalmente, totalmente. La scelta che io rivendico e che propongo è quella di andare a votare e non di votare scheda bianca e non votare scheda nulla perché non serve a niente, ma di andare a votare perché il voto ce lo siamo costruiti con le forze partigiane, con la Repubblica e con la Costituzione. E rimaniamo dentro il sistema e quindi andiamo, io propongo di andare a votare scheda bianca. Secondo contributo, andare avanti, ripartire con forza, prendere atto che dentro questa città, non voglio insultare l'elettorato, non voglio poi insultare i miei concittadini, ma io mi trovo a disagio in questa città, meno perché ho tanti amici, 6,7%, spero di conoscerli tutti. Però mi trovo male perché io poi convivo con tantissima altra gente che è mille anni luce dei miei valori, con cui sono nato e con cui mi sono battuto e con cui nel mio piccolo, come tanti qui dentro, abbiamo fatto qualcosa per gli altri e per questa bellissima città senza avere nulla in cambio, una città che dai suoi abitanti viene vilipesa e dai suoi amministratori eletti da loro calpestata, sbeffeggiata, non riconosciuta nelle sue ricchezze. Noi questo lo dobbiamo sapere. Certo, saremo in consiglio comunale con due rappresentanti, me lo auguro, ma attenzione, io in consiglio comunale come giornalista sono andato tante volte, il prossimo sarà peggio. Sarà una presenza importante, ma non risolutiva. Per tutti noi sarà molto più difficile confrontarci con tutti. Come lo dovremo fare? Come lo dovremo fare? Certo, parlando con le persone, facendo assemblee, facendo i tavoli, continuando nella meravigliosa strada che abbiamo aperto, creando una marea di idee, avendone altre. Ma siccome io vengo e sono cresciuto sempre con un animo e un fare movimentista, anche col mio giornale, mi propongo che nell'ambito della nuova strategia volta ad aggregare quel tantissimo che dobbiamo con grande forza e passione e coraggio convincere e portare dalla nostra parte, dobbiamo essere molto movimentisti. Che cosa significa? Fare azioni sul territorio, imparando le lezioni degli anni 70 e anche prima, portando la gente a fare politica, indicandogli il problema, mettendo il dito sulle piaghe, stando per le strade, facendo azioni come quella, prendendoci gli insulti, come quella che è stata fatta con la compagna che li ha subiti sotto il palazzo della RAI. Quindi io con altri, e lo dico anche a Francesco, mi pongo come punto riferimento, non come capo, pares, primus inter pares,
per portare avanti e segnalare tutta una serie di azioni dove noi possiamo portare la gente, farle mettere il dito sulla piaga, sulle tante piaghe che questa amministrazione ha aperto e ci ha versato il sale, e da lì costruire una nuova coscienza politica e rilanciare la nostra grande lotta. Grazie. Si sente? Allora, innanzitutto volevo partire da una lettura del voto che è un pochino differente da quella che ha fatto Tamara prima, la quale condivido in parte ma non del tutto. Allora, 2830 è il voto raggiunto a queste elezioni. Sono convinto del fatto che non ci sia possibilità di paragonare totalmente questo voto con quello raggiunto nel 2013 dalle comunali e l'apporto che ancora ha dato alle politiche nazionali di marzo. Penso dunque che non si possano fare calcoli del tipo se più comunisti italiani rifondazione con due liste, questo sì fattore importante, quindi il doppio dei candidati al Consiglio Comunale, nel 2013 raggiunsero il 9,5% alle comunali, quindi 4.344 voti a maggio del 2013, come se ci fosse stato nel mezzo un errore politico locale. Ci ricordiamo un'altra cosa, nel febbraio del 2013 si vota alle nazionali e gli anconetani votano alle nazionali 4.520 voti di sinistra radicale, ergo, SEL, Rivoluzione Civile e Partito Comunista dei Lavoratori. Cosa cambia? Siamo consapevoli del fatto che il dato nazionale influisca fortemente su quello locale e quindi dello sgonfiamento endemico delle percentuali a sinistra che anche ad Ancona. Ma io sono convinto che la composizione del nostro elettorato attuale alle comunali non sia completamente speculare neanche all'apporto che Ancona ha dato alle politiche nazionali di questo marzo. Ergo, potere al popolo più Leu fa 3.066 voti, ovvero 2.180 di Leu più 886 di potere al popolo. Non corrispondono nella maggior parte dei seggi con l'elettorato attuale. E poi vi ricordo anche un'altra cosa, il 75% degli anconetani va a votare per le elezioni politiche nazionali, il 54% degli anconetani va a votare le elezioni comunali, il che significa 150 voti in meno tra le politiche. Ecco, quei 150 voti io li do attorno, cioè ad una coppia di termini che è ruotare attorno. Cosa significa? Che siamo la lista che nei 2732 voti di lista presi effettivi ha addirittura 2200 voti circa derivanti dalla somma di tutte le preferenze espresse ai candidati, rappresentando la lista con il più alto rapporto voti di preferenza su voti su lista, voti di lista. Ora, è vero che non si può fare un calcolo probabilmente matematico, visto che l'elettore poteva esprimere anche al massimo due preferenze, ma quello che vi voglio dire è che l'interpretazione, secondo me unica, è che i voti presi rappresentano amici, parenti, persone con le quali abbiamo parlato per strada, che si fidano di questa assemblea democratica, che ci hanno conosciuti personalmente e che ci seguono, che sono convinti che questo sia il percorso corretto, avvicinato a questo movimento da ognuno di noi membri attivi di altre città, e che hanno compreso che l'importante non sia il simbolo nazionale, ma il percorso che intraprendiamo insieme. Ora, questo è un ulteriore fattore positivo, perché come diceva Riccardo in coordinamento, non è un voto volatile probabilmente. Se 2200 persone hanno votato la preferenza, non è un voto volatile, è fisso. Ora, c'è anche un lato negativo ovviamente, il lato negativo è sicuramente quello che noi perdiamo un pochino del voto di sinistra, che va a votare le nazionali, e che quindi non rispecchia perfettamente quello che vorremmo noi, ovvero che quei 3066 voti alle nazionali di questo marzo si tramutassero direttamente in voti alla nostra lista. Ora, ci sono persone, ad esempio, poi, che vorrei ringraziare in questa campagna elettorale, che nonostante le poche preferenze prese, hanno speso la maggior parte del proprio tempo dietro questi tavoli, oppure dietro i tavoli del gruppo comunicazione, del bilancio, social, organizzazione e così via, e che quindi hanno speso tutto il proprio tempo, non per il proprio nome, anche per il Consiglio Comunale, ma per la lista. Ora, ultima, finisco due cose velocissime. Allora, una, ovviamente a noi manca il radicamento nei quartieri. Due dati alla mano così velocissimi sono seggi 73, 74, 75, 76, ovvero Montedago, Mandarano passa dalle 6:30 di mattina alle 4 di notte del giorno dopo nel seggio elettorale e lì prende 300 preferenze e passa. A Torrette ne prende 278 Fagioli in 4 seggi.
quindi addirittura non so, il 30% delle preferenze è suo, e poi c'è Foresi al piano, Ladini in centro e così via. Allora, l'ultima cosa e chiudo davvero, allora, questioni rappresentanti di lista e voto disperso. Allora, nonostante le indicazioni date agli elettori, noi siamo la lista con la minor dispersione di voto tra i voti persi praticamente dati esclusivamente al candidato sindaco, ovvero la differenza è di 100 voti, quei voti non si tramuteranno nella lista e quindi nei consiglieri comunali. Ancora c'è da fare. Noi abbiamo tantissime schede nostre, secondo quelle che poi ho visto e mi sono passate sotto mano, ovvero una decina di seggi, che sono state annullate. Errori di voti, cioè voti dati con una sottospecie di disgiunto, con la croce, con la X sul PD, e poi voti di preferenza a noi. Quindi noi perdiamo voti di lista, voti di preferenza e voti al candidato sindaco. Quindi, e quelli non risulteranno tra le schede nulle, sono voti di lista persi che non risultano. Ultima cosa, per quanto riguarda il ballottaggio, e chiudo davvero. Allora, appoggio davvero l'idea di ribadire ai nostri elettori che i punti fondamentali del nostro programma vadano rivisti più o meno tra i due candidati che si presenteranno. Ovviamente non credo ci sia un folle in questa assemblea che voti Tombolini. La Mancinelli vincerà queste elezioni, perché se prende il 47% al primo turno e poi prendi il 30% sempre al primo turno del blocco del PD, se quel 54% si tramuta in un 35% effettivo del ballottaggio, significa che quel 30% diventerà un 45% e la sua coalizione supererà già il 50%. Cioè, quindi non c'è questo problema. C'è l'esperienza di Grandoni e Falconara. Ok, l'esperienza non vale ancora, proprio perché Movimento 5 Stelle e altre che le città non appoggiano la Mancinelli. No, non dunque, facciamo. Visto che mia madre dice che Gratis è morto, allora a chi vi chiede se altre delle città darà indicazioni di voto, ma non l'apparentamento, perché non siamo stati contattati dalla Mancinelli per darci una sorta di assessorato o qualcosa, visto che Gratis è morto, rispondetegli che noi l'apparentamento lo facciamo in caso d'assessorato al bilancio nostro. Adesso c'è Giuseppe. Allora, chi vuole fare un intervento, se si può prenotare ora, perché fra un po' chiudiamo. Allora, aspetta, fa parlare Giuseppe, alla fine sì. Allora. Parlo senza, mi sentite? Per favore, per chi non è interessato può anche uscire, no? Non c'è problema. Allora, mi sentite? Sì! Allora, adesso inizio l'intervento. Prima di tutto dico, siamo vivi, che non era scontato. Questo è il primo punto. Siamo vivi, che non era così scontato. La campagna elettorale e tutto il percorso della lista io lo considero veramente un'esperienza positiva, soprattutto tutti questi giovani che si sono impegnati e a cui non dobbiamo insegnare proprio niente sotto l'aspetto operativo, organizzativo, sono perfetti per me. Però c'è un problema oggi che ci poniamo. Dopo, perché non possiamo, secondo me, dare indicazione di voto per il ballottaggio nei confronti della Mancinelli? Perché questa amministrazione sta dentro il quadro ordoliberista che governa l'Europa. Questo è il punto politico. Quindi non è che non ci stanno altre problematiche. Questa è una città dove si stanno sforamenti continui del PM10 e nessuno parla, dove il territorio è saccheggiato dalle lobby che conosciamo tutti, piccole, meschine, no? Non siamo a Roma, piccole, meschine, dove l'amministrazione è prona al privato. Questi elementi già non ci dicono che non possiamo assolutamente sostenere questa cosa. Qui si gioca sul sociale, è vero che spende tanto per il sociale questa amministrazione, ma spende autoreferenziale la spesa, spende per le cooperative del sociale, non per i soggetti del sociale, è chiaro questo discorso? E quindi lì bisognerebbe andare a vedere come vengono spesi questi soldi. C'è un problema del reddito, qui si parla del lavoro, adesso, i prossimi 5 anni, l'industria 4.0, 5 milioni di posti di lavoro si perdono, va bene? E se ne guadagnano due di alta tecnologia, ce l'abbiamo noi, forse qualcosa, qualche incubatore all'università, va bene? Però questo è un problema che ci dobbiamo porre, il porto, un problema che ci dobbiamo porre,
le lotte intestine lì dentro, gestione anche lì, diciamo, non sempre chiara, ma soprattutto non conforme agli interessi della città. Questi sono gli elementi su cui dobbiamo parlare. Quindi tutto questo chiaramente ci impedisce. Chi è stato l'alfiere del liberismo in Italia? Il PD negli ultimi anni. Joe Bakhtin, li devo elencare tutti. Questi sono sempre quelli, eh? È chiaro, la scuola distrutta. Quindi tutta la problematica, ma anche tutto il discorso di un possibile voto a favore di questa amministrazione viene dalla destra. Qui questo discorso del voto utile, diceva prima il compagno, non ce deve proprio toccare nella maniera più assoluta. Va costruito però un soggetto nuovo a sinistra, questo è l'elemento fondamentale. Una nostra, e quindi l'altra idea di città si deve caratterizzare per una forte soggettività sul territorio, che poi sarà declinata nei quartieri, sarà declinata in tutte quelle attività del sociale che bisogna fare, ma sempre con molta attenzione, che è chiaro che dovremmo va ricostruito un rapporto col popolare, perché il voto della destra è un voto popolare, chiaro? E quindi su questo dobbiamo fare molta attenzione al messaggio che passa. In questa fase prima gli italiani non gli fai niente, con queste parole te fregano in questa fase, è chiaro? Quindi è un lavoro di lunga lena quello che ci aspetta, e qui ci vuole la soggettività. Altre idee di città deve essere la casa della sinistra, in ancora deve diventare di tutta la sinistra, con quella sull'aspetto organizzativo ha detto prima Mentrasti, uno entra con la propria individualità, col voto personale, con la capacità personale, con l'apporto personale, nessuno si deve spogliare delle proprie idee o del proprio percorso, perché questo non è richiesto a nessuno, però è chiaro che ci vuole una nuova soggettività in Ancona e in Italia, perché altrimenti non andiamo a nessuna parte. Questo è un elemento fondamentale su cui, sì, ho finito, quindi dico semplicemente che in questa occasione sicuramente non è possibile dare nessuna indicazione, va bene, per quelli che hanno portato il paese nelle mani di Salvini. Adesso abbiamo l'intervento di Giovanni Belegni, che leggerà Katia perché ce l'ha mandato via mail. Allora, Giovanni mi prega di leggere, l'ha mandato ieri. Allora, voglio innanzitutto ringraziare tutto il collettivo di Altre Idee di Città per questi magnifici mesi di campagna elettorale. Giovanni è più giovane dei candidati. Siamo riusciti a portare in campagna elettorale uno spirito di solidarietà, di comunità e di amore per la città, idee difficili in questo periodo storico in cui prevale il pessimismo e l'individualismo. Abbiamo ottenuto un grande risultato. Invito l'Assemblea a considerare i caratteri di discontinuità con qualsiasi realtà precedente propri di Altre Idee di Città. Non possiamo fare paragoni con il passato, siamo partiti da zero e questo risultato lo dobbiamo all'entusiasmo e alla determinazione di tutti i candidati e degli aderenti. Ora, a mio parere, dobbiamo continuare per la nostra strada, affermando la nostra incompatibilità con le destre ed evitando di dare indicazioni di voto a favore del centro-sinistra. Dovremo farlo per ribadire che siamo alternativi a tutte le realtà presenti, per permetterci di portare in consiglio le nostre proposte. Spero anche che le nostre iniziative non si fermino adesso, e a tal proposito propongo, se possibile, di trovare una sede a prezzo contenuto, magari con una quota personale annua, per evitare che il gruppo si disperda e per continuare in modo costante con le nostre iniziative. In breve, no alla destra, no ad indicazioni di voto, continuare con una sede e tante iniziative. Allora, adesso c'è Ennio. Sì, rispetto alle cose che erano state dette da altri, ma innanzitutto condivido il documento. Per quanto riguarda l'analisi del voto, almeno da quello che ho visto io, è che
per quanto riguarda i votanti, cioè il numero delle persone che sono andate a votare, nessuno ci ha guadagnato e la Mancinelli ha mantenuto, è riuscita a mantenere più degli altri i voti che avevano preso le forze, il Partito Democratico e gli altri alle politiche, almeno del confronto tra politiche e comunali. Perché va detto che alle politiche avevano votato circa un 15% di persone in più. Alle comunali vota sempre meno gente che alle politiche, questo è un aspetto tradizionale. No, l'altro fatto che secondo me va sottolineato è che questa città non si fa ingabbiare dalla destra. Questo è un dato positivo, lo dobbiamo sottolineare in ogni modo, al di là del fatto se noi riusciamo a recepire quei voti che si presentano e che vorrebbero presentarsi, che si possono presentare come maggiormente radicali o di sinistra o di senso civico e via dicendo. La Lega ha perso rispetto sia in percentuale sia in numero di voti rispetto alle politiche. Mentre da altre parti ha mantenuto i voti che aveva preso alle politiche. Quindi siamo in una città che io ritengo ancora antifascista, nonostante tutto e nonostante di fatto la crescita, che è una crescita all'interno dello schieramento di destra, quella della Lega qui in città è stata sempre è comunque una crescita all'interno dello schieramento di destra. Per quanto riguarda la nostra lista, noi abbiamo fatto in suo concordo con altri due operazioni. Uno, la riunificazione senz'altro delle forze di sinistra che tradizionalmente ci danno qualche consenso. Due, l'avere posto giovani e nuove facce che fanno politica in questa città. Questo è un dato estremamente positivo. E quindi tre, avere portato avanti altre idee che nessun altro ha portato avanti. Anche quelli che non ci hanno dato i voti, io ho parlato almeno con la gente con cui ho parlato io, e dicevo due o tre cose delle cose che proponevamo. Ah, dice buona idea, però rimaneva lì, cioè la buona idea non si è trasformata e non si è tramutata in voto. E questo non è semplice, non è facile da fare. Si parla sempre di radicamento dei quartieri, però bisogna anche considerare le modalità di azione politica che ci distinguono da tutti gli altri. Cioè, noi sappiamo benissimo che i voti che vanno alla Mancinelli vanno per la presenza dei cosiddetti capi bastone. Noi come essenza siamo contrari ai capi bastone, siamo contrari a quelli che recepiscono il voto sum dos ustes, che recepiscono il voto in cambio di qualcosina o facendo apparire che qualcosa hanno fatto. Poniamo i problemi, questa è la caratteristica nostra, poniamo i problemi e chiediamo delle soluzioni. E qui veniamo al secondo punto, quello del ballottaggio. Chiaramente d'accordo che con Tombolini non c'è nulla da fare, anzi in consiglio comunale direi che bisogna sancire il fatto che questo ha preso i voti dai Lego fascisti. E questo va sottolineato, perché se vincesse lui la metà dei consiglieri verrebbero dalla Lega. Ok. Adesso c'è l'intervento di Riccardo, poi c'è Luca e poi abbiamo concluso l'intervento. Scusate, io non voglio essere come al solito cattivo, ma quando vi chiediamo un contributo è perché
ci serve un po' di aiuto. Abbiamo raccolto pochi denari, per favore, chi può. Ma dov'è la cassetta? La cassetta è umana, è Loretta Bassi. Allora vi dovete recare da Loretta. Adesso magari alla fine però. Adesso sì, non scappate via e ricapito da Loretta, ma adesso c'è l'intervento di Riccardo. No, davvero molto molto breve. Allora io sono stato veramente contento di aver avuto quell'intuizione quel giorno di fare un passo indietro, perché ho scoperto una risorsa per questo movimento, per questa città, consentitemi davvero di dirlo con grande sincerità, serenità e anche gioia, in questo ragazzo qua. Io gli faccio un altro applauso, Francesco, perché davvero con lui ho passato delle settimane stupende, nel senso che l'ho visto nella sua maturità, nella sua capacità di fare sintesi, nel suo equilibrio, nel saper cogliere anche le sfumature, nel saper prendere su di sé delle responsabilità importanti. E quindi partiamo molto bene. Io sono d'accordo che il risultato è assolutamente buono, positivo, non ci dobbiamo scoraggiare. Se qualcuno pensava alla doppia cifra sarebbe stato un sogno, un miracolo. La realtà è un importante quasi 7%, ma il 7% è di sicuro, perché ho visto tanti voti annullati proprio che erano stati in quel modo lì, nella doppia lista, e che ci ha penalizzato. Quindi è una base importante, è una base fidelizzata, come ho detto, in coordinamento appunto non volatile, sulla quale fare conto, quindi su questo voto fare conto e costruire, questo sì, mi interessa dirlo, un qualcosa che sia nuovo. Io ho aderito a questo movimento perché è un laboratorio, non perché è una sommatoria di sigle. Non mi interessa affatto sommare le sigle della sinistra, perché la sinistra si dividerà sempre. E io mi sono stancato di una sinistra che si divide in sigle, perché è sempre più di sinistra, no? C'è sempre qualcun altro che è più di sinistra di quello. Quindi di questo mi sono veramente stancato. Allora, se questo è, se Altra Idea di Città è davvero un'altra idea di sinistra, allora mi sta bene. Io sarò uno di quelli che ci lavorerà e credo che le forze giovani che ci stanno qua, io starò dietro le quinte, perché è giusto che i giovani stiano avanti, come ha detto già qualcun altro prima di me, perché ce l'abbiamo validi giovani dentro questa lista. Allora io penso che abbia un futuro anche a livello regionale, anche a livello nazionale, perché no oltre. Quindi un laboratorio, un modello di un'altra idea di sinistra. Allora termino col ballottaggio. Guardate, io non avrei la faccia, se avessi dato un'indicazione a qualcuno di votare per la Mancinelli, non avrei la faccia dopo di andare in consiglio comunale, andare a contraddire tutto quello che farà, perché la Mancinelli, ragazzi, ma vogliamo scherzare, quello che ha fatto in questi 5 anni, che ha distrutto quello che di positivo poteva venire, o ha sputato addirittura in faccia a delle associazioni, a delle persone che hanno regalato a questa amministrazione delle cose. Ma che scherziamo! Ma io mi indigno di fronte a questa cosa. Il voto utile è finito, ma questo sarebbe un voto dannoso, lo dico con forza. Quindi non scherziamo su questa cosa. È chiaro che qui che dobbiamo parlare di non votare Tombolini, ma ragazzi, io spero e ho aderito a questa cosa pensando che non esiste proprio al mondo un'ipotesi. Per fortuna, lo diceva Ennio prima, sono d'accordo con lui, ancora ci sono delle forze antifasciste, antirazziste, c'è un tessuto sano in questa città al quale dobbiamo parlare, al quale dobbiamo rivolgersi, ma certo non ci possiamo fidare di chi ha fatto avanzare un liberismo, un capitalismo, una lobby, di far sempre lavorare gli stessi. Questo non è possibile, quindi su questo io combatterò, sarò sempre in prima fila. Dopodiché con le persone si parla, è un'altra cosa, perché anche lì dentro ci sono delle persone che non ci stanno tanto bene lì dentro,
che hanno fatto il discorso del voto utile, meglio non far vincere Tomboli, quindi io vado a votare là. Ma a queste persone dobbiamo parlare, perché le possiamo riportare di qua. Grazie. Adesso abbiamo Luca, vieni Luca, ok? Io penso che chiunque sia abbia aderito a questa cosa, innanzitutto una piccola cosa, volevo ringraziare prima tutti quanti voi perché mi è tornata voglia di fare politica dopo tanti anni, mentre non era scontato. Detto questo andiamo direttamente al sodo. Io penso che chi ha aderito a questo progetto l'abbia fatto partendo da un presupposto, non che la Mancinelli ha governato così così negli ultimi 5 anni, tutto sommato accettabile, perché non è che ci siamo proposti come leggermente diversi dalla Mancinelli, noi ci siamo proposti come nettamente diversi, non solo da come ha governato, ma proprio da quello che c'è anche dietro ciò che ha portato a questa azione politica di governo della città. Magari, come dicevo l'altro giorno in coordinamento, non siamo stati molto bravi a far capire ai cittadini che la Mancinelli ha governato male questa città, perché la città non si amministra, una città come Ancona si governa, si amministra i condomini dove devi rifare le luci. La gente che ha votato a Mancinelli perché ha rifatto le strade, onestamente una città come Ancona è qualcosa in più delle strade, anche del più importante delle strade, e non l'ha fatte. Quindi onestamente, preso atto che ovviamente nessuno penso abbia l'idea di andare a votare per Tombolini, a me mi sembra che appellarci poi un'idea di un voto utile, tra l'altro che non è nemmeno stato cercato a Mancinelli, cioè non è che c'è un discorso che sono venuti a dirci beh sì, qualcosa abbiamo sbagliato effettivamente, voi siete, potreste essere preziosi, entrate in questa maggioranza. Lì uno ci pensa e poi fa delle valutazioni, perché la politica a volte è anche questo. No, qui non è proprio stato niente. Cioè, ha detto, ci fate schifo, ci ha sempre detto, nelle parole e nei fatti, di come ci ha trattato in questi anni in consiglio comunale. Penso. Quindi, a me mi sembra che non sta né in cielo né in terra pensare un'alleanza del genere. Soprattutto in termini voto utile, scusate, passatemi il termine, però in questi anni ne abbiamo mangiato, soprattutto ne abbiamo fatta mangiare tanta de merda ai nostri elettori, e dopo un po' uno rischia che il puzzo, il sapore cattivo, manco lo sente più, e se continuiamo con la logica dei potuti andrà sempre peggio, se ne mangerà sempre di più. Quindi per me non sta né in cielo né in terra proprio pensare anche minimamente di dare indicazioni e voto per la Mancinelli. Tutto qui. Allora, gli interventi sono finiti. Adesso, prima di dare la parola a Barbara, volevo che guardaste un attimo la proposta di emendamento che ha fatto Ruggero, la tradotta, proprio per essere inserita all'interno del documento. Quindi, praticamente, non mi sembra che dagli interventi ci siano stati degli interventi contrari alla strutturazione del documento, sia come forma che come contenuto. Quindi, senza votare, direi che possiamo prenderlo come il documento che elabora l'Assemblea al termine del suo incontro. Però vi chiedo, ecco, se vi convince l'emendamento che ha proposto Leggero. Sì. Non so se lo vedete. Allora, rispetto a prima era Altre le città, un movimento di aggregazione che ha visto l'impegno comune di tante persone dalla provenienza diversa, molti al primo percorso politico ed elettorale, ed altri disposti a mettere a disposizione la propria esperienza. Invece Ruggero propone: Altra idea di città è un movimento di aggregazione politica e civica della sinistra, era il contenuto del suo intervento, che ha visto l'impegno comune di persone dalla provenienza diversa, molti al primo percorso di militanza attiva, sociale ed elettorale, ed altri disposti a mettere a disposizione la propria esperienza. Sì. Ecco, io penso sia condivisibile, quindi si può approvare. Se non ci sono controindicazioni. Quindi l'assemblea approva. Ok, allora adesso passo la parola a Barbara per la... Posso fare una comunicazione, non è un intervento di un secondo? Sì. Perché
Francesco all'inizio ha detto che questo risultato era uno dei migliori d'Italia. Io in questi giorni ho avuto l'occasione di partecipare a una riunione nazionale e non sollecitato, poi mi hanno chiesto, ma da tutte le parti d'Italia veniva citato il risultato di Ancona. Ufficiale con cui l'assemblea di altre idee di città va all'esterno, quindi è la posizione ufficiale del movimento. Buonasera, io ho avuto purtroppo l'ingrato compito di tenere sotto controllo i conti della lista. Come potete vedere da questa sottospecie di bilancino che ho preparato, allora, purtroppo avevamo fatto dei conti, ci ha mandato un po' i conti fuori l'affitto del palco in Piazza Roma per la chiusura della campagna elettorale. Io l'ho già pagata, per cui c'è già là. Potete vedere evidenziato in arancione ancora delle spese da sostenere, per cui purtroppo siamo fuori di quasi 800 euro. Io adesso so che insomma la situazione è quella che è, però chiedo a tutti quanti uno sforzo comune, mettiamo tutti una quota in modo da poter chiudere tutte le spese. Non abbiamo fatto grandissimi, diciamo, non ci siamo allargati molto, però ecco, diciamo che i conti, purtroppo alla fine della campagna elettorale arriva una fattura, arriva un'altra fattura, magari qualcosa non era stata prevista, ed è facile insomma arrivare a questo piccolo svego. Quindi chiedo a tutti quanti un aiuto gentilmente in modo da poter chiudere benissimo questa situazione economica. E poi ovviamente questa cosa non lo so mai dire. Il motivo anche di questo risultato è che anche se avevamo stabilito in assemblea a marzo a Pietra la Croce che gli aderenti versassero tutti 20 euro, in realtà chi 20 euro, scusate, in relazione poi alla propria situazione personale, no? Ma mediamente 20 euro. In realtà questo qui è avvenuto per meno della metà degli aderenti, quindi questo ammanco non è stato un'eccessiva, diciamo, leggerezza nelle spese quanto su una mancata entrata che avevamo condiviso tutti insieme, quindi adesso bisognerà insomma lavorare in questo senso. Associandomi all'invito a sottoscrivere prima di andare via, però propongo anche per festeggiare, per dare sbocco a questo clima, diciamo, positivo, una cena. Scusate, aggiungo solo per correttezza, ma anche perché a me personalmente questa cosa interessa, nel senso che a queste spese se ne aggiungono delle altre intorno ai 1.000-1.500 euro che io da personalmente ho sostenuto e a non mi hanno fatto. Scusate un'altra cosa, sempre perché teniamo i conti e tutto il resto, ovviamente noi abbiamo un conto corrente. Ascoltate un attimo per favore, noi abbiamo un conto corrente intestato a Banca Etica, per cui se qualcuno oggi non ha dietro qualche soldino può tranquillamente farci un bonifico. Lo mandiamo via mail. Chiedo a chiunque qui, se ha qualche fattura che ha fatto fare ad altre idee di città, gentilmente che me la dia, perché io vorrei chiudere tutto prima possibile. No, ecco, in più vorrei fare un'altra comunicazione di servizio, questo riguarda i candidati.
mettete da parte le fatture che avete a vostro nome, poi ci sentiremo telefonicamente, magari ci incontriamo da qualche parte, perché tanto non finisce qui, quindi ce lo siamo già detto, perché vi devo dare dei documenti da far firmare in modo che poi verranno consegnati, li consegneremo poi noi. Allora, prima di lasciare la parola a Tiziana che ci saluta, dopo io volevo innanzitutto ringraziare, sono state 10 assemblee, questa è la 10ª assemblea che presiedo e è stato un cammino faticoso, non sempre facile perché ci sono stati dei passaggi, no, anche delicati, però è stato veramente importante e interessante, visto da questa parte del tavolo è stato ancora di più, grazie a tutti. Brevemente, io volevo, visto che anch'io diciamo ci siamo gestite le assemblee così, volevo ringraziare apertamente le due donne, Loretta e Katia, perché hanno dimostrato di essere donne autonome, assertive e autorevoli. Allora, il nostro movimento ha bisogno di queste donne, ha bisogno di queste giovani, quindi volevo evidenziare questo, che noi siamo un movimento che grazie a queste donne abbiamo portato a un processo unitario che, come abbiamo detto tutti, a sinistra è stato molto difficile, quindi volevo solamente mettere in evidenza questo. Grazie. Allora no, volevo solo dire un ultimo appello, lo faccio proprio a livello personale. È vero che il documento, io ringrazio Ruggero per l'emendamento che lo davo per scontato, perché questa è ed è stata anche per tutte le cose che abbiamo visto e detto e anche per il voto a sinistra. Scusate un attimo di attenzione. Vorrei solo dire che io non vado a votare la Mancinelli, perché io da oggi in poi la Mancinelli la combatterò come ha detto Riccardo, come ha detto Postacchini, come ha detto Lidia, come ha detto tanta gente, sul campo, sui territori, e voglio organizzare cose contro, come ha detto Mirzi, contro la Mancinelli, contro la sua amministrazione e su questa tragedia che avremo, cioè altri 5 anni di Mancinelli, perché tanto vincerà lei. Sì. E quindi lotta dura, e penso che chi ha votato questa lista non può e non deve votare la Mancinelli. Io andrò a votare perché questo diritto mi è stato dato e lo voglio onorare, ma non faccio scheda bianca perché è pericoloso. Io annullo con una frase, e sarebbe bello che ognuno scrivesse una frase che per lui è importante o per lei. Grazie. Barbara.